Isso, de Gesù. Cristiana Daola, gli apostoli, così mai. Cristiana Daola. Animale, questa è l'ultima cena! Povero, l'ultima cena di Leonardo! Oh. grazie, ci vado l'11 mila lì, mi può regalare, ma non faccio piangere. Italia va sempre, va pure lo spirito. Leonardo da Vinci, no, Leonardo tu animale. Leonardo da Vinci, hai capito? Che fa, buoni amici. Questo è il cenacolo. Ma non ti va mai buono niente, l'anno passato pure facette, ma non pure l'anno passato, ma quella è colpa mia. Io non volevo vincere, l'anno passato, sai che ha combinato questo animale per dire a Leonardo va a San Gregorio almeno porta un rivastore chi le come portai? Un pastore tedesco e da voi che fa? Non ci capito italiano tedesco perché chi l'ingocco proprio sai preparo una nonna mi già faccio con questa scusate ma tu sei peggio di kill ma perché motivo ma non un pastore tedesco perché veniva la Germania un pastore tedesco cane ah cane un commissario Rex ma purtroppo ma mi piace il pignolo mi tiro vicino e pecora a guardare non ci capisco. Pannitela. Ma che Natale, poi già che logo rappresenta Natale, si può mettere pure una rotta, in una taverna. La taverna è mamma, in una cantina di pacchione, a mettere il cenacolo di Leonardo, voi non siete manco degni di nominarla, avete capito? Lo metti in fondo, che è una parte che non c'è. Scusate, ma ci può. Ma San Gregorio almeno mamma è fatto cagnasse così. Vabbè, prima la malina. No, io in mamma io. Sta non può finire troppo. Io in questo momento. Non si capisce niente. Esci là. Mamma io. Ma vogliamo un po' che pacienza, Leonardo. Portami, farai. Se non muoverei i soldi a rete. E non ti farei i soldi, portami una varonna che quella si è rotta e mi serve. Com'è? Lo sai che tengo a casa. Com'è? No! Ma devo stare accorto, perché si mi porta a Gioconda, ti scassa in frutta. Orari di cavaliere. La Rosa è vista mai che viene prima il barbiere e poi la manicurista. Ma non lo so, io sono sfortunato con la gente, più meglio tratto e più malamente mi trattano a me. Che se Savaglione è diventata la padrona, piano piano Anna è diventata la padrona, che dite qua. Ma io ci ho telefonato proprio, ci avrei chiesto con coraggio te, dai. Non risponde, ma... Guardate, guardate, la segreteria. Ah! Una segreteria. La manicurista della segreteria. Chiamatemi sul cellulare. Mi va a chiamare sul cellulare. Ah. Però mo' che bene mi sento. Buongiorno. E tu metti a fuoco, ma si mangia a giurare, non è orario di giurare. Avete ragione, un momento proprio. Ma ti pare l'orario che stai venendo, ma perché vuoi approfittare della mia bontà, capitano? Ringraziate a Dica, sono venuto stamattina, ringraziate a Dica, vi stiamo mandando un certificato con Mirko. Sì, perché pro Mirko mi mandano, un certificato medico. Guarda sta sigaretta, mamma mia, mi sento lo stomaco, che tengo. Ma che sei incinta? Ma che incinta? Facete mai aspettare un poco, mamma mia, è canuttata, mamma mia. Ma che ti hai mangiato? Qualcosa che ti ha fatto male sicuramente? Qualcosa, nernè. E che ti hai mangiato? Vi ho sapito, no? Una ricina di buone roppe e feste, quello che succede per la casa, quello che rimane per la casa. E che la casa cucina, non avevi idea, quindi già tenevo lo stomaco che tiene quello che ci hanno mangiato. Poi quello che rimane che non si può buttare nulla, perché no. Non si ha mai. E perché mai. Se noi spegniamo i renari a Natale, ci sentiamo male. Questo si deve fare per devozione, sì. Il capitone. No? Questo si ha da fare perché sennò la Madonna si piglia povera.
e che si fa per augurio bambiniello.